Vi siete mai chiesti come si fa a creare un dispositivo, quindi partire da un progetto e poi riuscire ad integrargli una batteria, ad esempio ricaricabile, quindi rendendolo portatile? Siccome io qui sono sprovvisto di un voltmetro, ho sfruttato questa occasione per creare un progetto, quindi mostrarvi come al solito come si crea un progetto, in questo caso un voltmetro, e poi farvi vedere più che altro come si fa a integrare una batteria ricaricabile. E dunque con queste conoscenze siete in grado poi di andare a creare un dispositivo, io qui ho stampato anche un case, e di renderlo portatile con anche una porta USB, in questo caso di tipo B, per la ricarica. Se poi eventualmente voleste supportarci, potete dare un occhio alla nostra lista Amazon oppure potete inviarci un prodotto guardando all'interno della nostra lista desideri qui in descrizione. Quindi ragazzi, se troverete utile questo video, lasciateci un like, iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati e andiamo a vedere come si fa a creare questo dispositivo. Innanzitutto, come prima cosa, mi sono procurato un Arduino Nano e un display 7 segmenti 4 cifre sul quale andrò a mostrare la differenza di potenza misurata ai capi, ad esempio, di una batteria. Successivamente, con il saldatore a stagno, sono andato a saldare i pin del display 7 segmenti 4 cifre sulla 1000 fori, in modo tale che non scappasse fuori. Una volta fatto questo, ho preso del flussante che sono poi andato a posizionare sui pin del display appena saldati e in questo modo, sempre tramite il saldatore, sono andato a ripulire un po' la saldatura sui pin. È un procedimento che secondo me vale la pena fare perché questo poi è il risultato. Una volta fatto questo, sono andato a posizionare le resistenze per andare a calcolare la differenza di potenziale tramite un partitore di tensione. Il partitore di tensione è collegato al pin analogico A0 di Arduino, dal quale poi andrò a calcolare appunto la differenza di potenziale calcolata. Andando poi a tagliare i pin e collegarli all'Arduino, sono andato a prendere il saldatore e ho terminato i collegamenti saldandoli appunto ai pin dedicati. Ora andiamo invece a collegare il terminale di massa, se non sbaglio. E una volta fatto questo mi sono anche assicurato di saldare appunto le resistenze alla 1000 fori. Andiamo poi a inserire i terminali con i quali andremo a effettuare la misurazione. Ho utilizzato dei semplici cavi per collegare Arduino alla breadboard perché non avevo altra scelta. In ogni caso funzionano alla perfezione. Ora ho preso una batteria al litio 18650 che andrò poi a collegare a un BMS. Il BMS serve per monitorare la scarica e la carica della batteria, rendendola molto più sicura. Come vedete, qui ci sono due terminali per poter collegare la batteria al BMS e successivamente abbiamo altri due terminali che sono l'uscita e l'entrata della corrente della batteria. Questo modulo invece ci permette di caricare la batteria tramite una porta USB di tipo B. Ora invece vi mostro il sistema già saldato. Come vedete, sono andato a collegare l'alimentatore, quindi la porta USB di tipo B, con un integrato dedicato alla carica della batteria e successivamente dall'altro lato notiamo uno step up converter. Sarebbe l'ideale uno step down e step up converter, ma purtroppo avevo disponibile solo questo. Ora andiamo a saldare i cavi da andare a collegare poi a uno switch per poter accendere e spegnere il nostro voltmetro. Una volta terminato questo procedimento, sono poi andato ad assicurare con un po' di nastro i terminali appena saldati per evitare che capitino contatti all'interno della scatola poi quando andrò ad utilizzare il voltmetro. In questo modo sarà tutto un po' più sicuro. Ora invece vado a saldare i cavi della batteria e
dello Switch alla 1000 fori per poter poi successivamente testare se si accende e se si spegne naturalmente. Come vedete, ho preso lo Switch e effettivamente si accende. Provando a misurare la tensione della batteria, purtroppo viene un valore diverso perché comunque è la stessa batteria che stiamo utilizzando per alimentare la scheda. Qui invece sono andato a prototipare un case per il voltmetro, un progetto relativamente molto semplice, però veramente funzionale. Quindi lo stampo in PLA, lo esporto sulla chiavetta e mandiamolo subito in stampa. Come stampante sapete che io ho un AlphaWise U30, andiamo quindi a mettere un po' di lacca sul piatto per far sì che aderisca correttamente la stampa e diamo l'invio. Questo ho disegnato anche un coperchio per il voltmetro, sempre molto semplice, sul quale andrò ad attaccare anche lo switch. Quindi andiamolo ad esportare e mandiamolo subito in stampa. Come sempre, avviamo la stampa e diamo un po' di lacca sul piatto per far sì che aderisca al meglio. El profesor is in the house, let me teach you. I could defeat you with two hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit. The mind slipping, speaking in tongues. Sly ink, GVA, that's how we get it done. 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 Sly ink, GVA, that's how we get it done. Bene, ora è il momento di andare ad avvitare il voltmetro al case. Come vedete, ho fatto dei fori di circa 2,5 mm per poterlo avvitare con delle viti normali. In questo modo non si muoverà, cosa molto importante perché all'interno abbiamo dei circuiti, abbiamo dei contatti e eventualmente non vogliamo creare cortocircuiti. Ho creato alloggiamenti sia per lo step-up converter, sia per la batteria e sia per il modulo di ricarica. Ovviamente lì poi in mezzo andrà ad inserirsi lo switch. Una volta fatto questo, ho fatto passare i cavi per la misurazione attraverso dei fori e successivamente sono andato a chiudere il voltmetro con delle viti da 3 mm. Ed ecco qui il risultato finale, ora andiamo a testarlo con delle batterie. Quindi accendiamolo, innanzitutto misuriamo questa batteria al litio, ci mostra 0,150 circa, quindi questa batteria è esausta. Proviamo ora una pila normale, ricaricabile, questa 1,2, tensione assolutamente ottima, anzi è carica. L'ultima batteria al litio che misuriamo fa 3,40, che comunque è una tensione accettabile per poterla riutilizzare. E come vedete, così lo spegniamo. Quindi ragazzi, spero che il video di oggi vi sia stato utile. Mi raccomando, nel caso lasciateci un like. Se avete qualsiasi domanda scriveteci qui sotto nei commenti. Iscrivetevi assolutamente al canale per non perdervi le puntate successive. Seguiteci anche sui social per interagire con noi. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!